Le elezioni amministrative in Italia hanno segnato una sconfitta del Partito Democratico, infatti è stato anche anticipato il congresso. Il PD quindi, sì, tutto si discuterà durante il congresso, però quali sono le prime reazioni a caldo? C'è qualcosa che non va all'interno del partito? Ma credo che è necessario riorganizzarsi e ripartire. I congressi saranno l'occasione per farlo, ma già prima, venerdì prossimo, si svolgerà la direzione nazionale del partito, a seguire quella regionale. Quella di organizzarci meglio per far meglio di più è una richiesta forte che viene dai cittadini, che viene dalla nostra base, che viene dal nostro gruppo dirigente. È dovere di responsabilità mettere una marcia in più per rilanciare il partito. Di questo c'è bisogno per fare funzionare meglio l'istituzione al servizio dei cittadini e del territorio. Il Movimento 5 Stelle adesso punta alla presidenza della regione siciliana. In questo caso il PD come pensa di organizzarsi, anche perché al momento il Movimento 5 Stelle è il più forte? Ma io credo che noi dobbiamo utilizzare appieno questo anno che ci separa ormai dal voto, dimostrando che siamo in grado di dare risposte al territorio, ai cittadini, alle giuste istanze che vengono dalle nostre città. Quindi dobbiamo rilanciare anche l'azione di governo con risposte adeguate e poi indubbiamente saranno i cittadini a valutare. Non sarà Crocetta il candidato? Ma questo è un tema che si vedrà dopo, sicuramente si deciderà insieme al Presidente della Regione.